Si dice che la vendetta è un piatto da servire freddo. Alcuni individui, pur di vendicarsi, elaborano piani così sofisticati e pericolosi, al punto da diventarne vittime. È il caso di Louis Delphi, un ingegnere di 79 anni in pensione che, pur di vendicarsi sulla sua famiglia, che a lungo lo aveva trascurato, e che solo negli ultimi tempi si era avvicinata per riscuoterne l'eredità, ha deciso di mettere in campo le sue doti ingegneristiche, dotando le stanze della sua casa di una serie di giochi pericolosi o addirittura mortali, al punto da diventarne egli stesso vittima. Questa storia è degna dei migliori film dell'orrore. Molti lo hanno definito il show della vita reale, e ciò di cui è stato capace di progettare questo anziano signore vi lascerà letteralmente a bocca aperta. Louis Delphi era un ingegnere. Viveva in Belgio e da parecchi anni ormai era in pensione. Viveva nella sua casa di tre piani e visse gli ultimi anni della sua vita da solo, nella completa indifferenza dei suoi familiari. Per via del completo abbandono da parte della sua famiglia, con il tempo coltivò un vero e proprio odio nei confronti dei figli e delle loro rispettive famiglie, che nonostante la sua età di 79 anni non se ne presero cura. Louis viveva di buona salute e la sua mente, nonostante l'età, era in perfette condizioni, brillante o quasi, come quella di una volta. Ciò nonostante, fu colto da una grave depressione per via del suo isolamento da parte della sua famiglia, che lo aveva completamente abbandonato. Questa situazione diventò per lui un chiodo fisso. Era sicuro che si sarebbero presentati solo nel momento della sua morte, al fine di riscuoterne l'eredità. E questa cruda realtà, con il passare del tempo, aumentò il suo odio e il rancore. Delphi era consapevole che, a quell'età, i suoi giorni erano contati, così decise di utilizzare il tempo rimanente per pianificare qualcosa che nessuno avrebbe mai immaginato, ovvero quello di installare una serie di trappole mortali, precise e ben congegnate, all'interno della sua abitazione. La più letale era composta da un fucile collegato a dei fili quasi invisibili, legati alla porta d'ingresso che, una volta azionato, chiunque avesse aperto quella porta si sarebbe ritrovato con una pallottola conficcata in testa. Sparse in tutta la casa erano nascoste molte altre trappole, difficilmente localizzabili, come ad esempio la trappola del televisore, che una volta acceso azionava un meccanismo a lame che avrebbero ferito o addirittura ucciso chiunque si trovasse a tiro. Un'altra trappola era la cassa di birra esplosiva. In totale se ne scoprirono 19 e la maggior parte azionavano fucili da caccia. Ma i piani di Delphi andarono in fumo perché un giorno, mentre stava cucinando, si dimenticò di una delle trappole più pericolose. Attivò un dispositivo collegato ad una caffettiera. Quest'ultimo fece partire un colpo da un fucile posto in cucina, che lo uccise sul colpo. Lo sparo fu avvertito dai suoi vicini di casa, che chiamarono immediatamente la polizia locale. Quando la polizia arrivò sul posto, pensò che si trattasse di un caso di suicidio, ma quando uno dei poliziotti scese nel seminterrato, notò a terra una valigetta aperta contenente dei soldi. Appena toccò l'oggetto, azionò una pistola che sparò un colpo, colpendolo di striscio. In quel momento fu chiaro agli agenti che si trattava di un caso davvero particolare, senza precedenti. Chiamarono una squadra di artificieri che trovarono decine di trappole sparse in tutta la casa. Trappole mortali e ben studiate. Dal televisore, la radio, ai libri. Tutto era ingegnosamente collegato ad un meccanismo che, se azionato, avrebbe fatto scattare una delle trappole. Per fortuna il piano di quest'uomo non andò come da lui sperato, e mai avrebbe potuto immaginare che, alla fine, tutto sarebbe finito per compromettere la sua stessa vita, diventando egli stesso vittima dei suoi piani. In seguito venne rinvenuto un foglio, nascosto tra alcuni piatti. Riportava una strana scrittura che, una volta decriptata, svelava l'esatta posizione di tutte le trappole mortali. Quando i familiari furono avvisati della situazione, non crederono a ciò che gli fu riferito dalla polizia, restando sbigottiti e scioccati da questa macabra situazione. La figlia di Delphi, 49enne, ha dichiarato che tutti i membri della sua famiglia sono convinti che le trappole fossero state costruite contro di loro. Lui ci odiava, disse. Voleva ucciderci tutti, ma alla fine
il suo piano gli si è rivoltato contro.